Una partita che non aggiunge e non toglie praticamente nulla a quello che sappiamo già dei biancorossi. Un primo tempo in grande controllo, in grande superiorità contro un avversario in vero piuttosto limitato. Un Piacenza che segna due gol e ha l'incapacità di chiuderla come spesso accade. Un po' per imprecisione e anche un po' per supponenza. Nella ripresa i tanti cambi abbassano il livello di qualità della squadra perché sappiamo che c'è un Piacenza A e un Piacenza B, e questo Piacenza B attualmente non è all'altezza del primo. Ne nasce un pareggio che lascia le cose come stanno, nessuno pensava che la Juventus potesse perdere in casa, anche se per un attimo c'è stato questo pensiero, si rimane in questa condizione. Che altri spunti ci sono? Intanto che Nava da terzino destro in caso di necessità lo può fare, sale bene e ha fatto anche un gol. E invece non altrettanto positivo è stato il rientro dopo due mesi di Pratelli. Questa è la dimostrazione che spesso alternare i portieri, soprattutto che giovane, può essere esattamente un rischio. Ed ora andiamo a giocarci il primo turno secco dei playoff fuori casa contro la Juventus. Fuori casa sarà solo, diciamo, dal punto di vista fisico, perché i tifosi saranno certamente di più quelli biancorossi. Dovremo vincere nei 90 minuti contro una squadra sulla carta molto forte, ma la cui gioventù può essere un'arma a nostro favore. Vincere e passare il turno porterebbe il campionato di Piacenza ad essere discreto, perché quello che potrebbe finire invece domenica è solo sufficiente.